Il 74esimo anniversario delle quattro giornate di Napoli prevede un fitto programma di appuntamenti che durerà una settimana fino al 3 ottobre. Stamattina il sindaco ha partecipato alla cerimonia di deposizione di corone d'alloro in memoria dei martiri napoletani caduti per la libertà e la democrazia, dalla tomba di Salvo d'Acquisto a Santa Chiara alla stele dei caduti del mare in via Cesario Console ed ancora al mausoleo di Posillipo, alla lapide in piazza Bovio ed infine in piazza Carità al monumento per Salvo d'Acquisto. Ma innanzitutto l'orgoglio di essere napoletani, prima città d'Europa a liberarsi con una rivolta di popolo dall'oppressione nazifascista, e quindi è l'orgoglio. Poi il fatto che ci sono tanti motivi per continuare a resistere nell'attuazione della Costituzione, il diritto al lavoro, articolo 1, il diritto alla scuola e all'istruzione pubblica, alla difesa dei nostri territori, alla solidarietà, c'è ancora tanto lavoro da fare. E penso anche alla resistenza contro le mafie, contro la corruzione, per una società più giusta. Napoli fu la prima che colse l'importanza della libertà e oggi non dobbiamo pensare che quei giorni sono così lontani, perché i fascismi di ieri possono essere diversi da quelli di oggi, ma la matrice è sempre quella.